Switcher interview con Gennaro De Filippis e Laura Terrile. Ciao Laura, benvenuta in questa breve chiacchierata fra il direttore e una delle più brave insegnanti che abbiamo, una delle due, brave insegnanti che abbiamo nella nostra piccola accademia di Castelletto Genova. Innanzitutto ti do il benvenuto, ti dico ciao. Grazie. ti vedo bene, bella riposata, so che lavori online tanto, però non è come uscire, però sono a casa. Però sei a casa. Non sono a fare la pallina del flipper, esatto, per tutta la città. Una cosa che ti domando così, che ho chiesto un po' a tutti, brevemente, come stai vivendo e come hai vissuto questa quarantena? In maniera molto impopolare, benissimo, perché... No, allora, benissimo perché? Perché comunque rispetto a prima, che ero la pallina del flipper ovunque, sono a casa, sicuramente si lavora di meno e questa cosa mette in difficoltà. Sono anche ridotte le uscite, nel senso che le uscite del trasporto sono ridotte. Ma a parte ciò, la sto trascorrendo, insomma, dedicandomi a tutto quello che di solito la quotidianità frenetica ti porta via, quindi la lettura, lo studio, andare avanti con esami di altre cose che sto studiando, approfondire quello che faccio già, piuttosto che costruire ad hoc del materiale per il lavoro che faccio. Ma scusa, una cosa, una curiosità, hai fatto qualcosa di esterno alla tua professione? Tipo, non so, che ne so, fare il pane, che ne so, qualsiasi cosa che non hai mai fatto prima che facevi giusto la pallina da ping pong, da tennis, quello che... Vabbè, no, l'hai già detto nel senso che sì, come tutti mi sono data alla panificazione, alla cucina, alla pasticceria, sì, però nel senso poi la priorità un po' ce l'hanno veramente la studio, lettura, un po' perché insomma sono degli obiettivi anche di studio che ho adesso nella mia vita, no, sicuramente la chiusura totale ha rallentato un po' i ritmi che si aveva nel raggiungimento di determinate cose, però l'andamento è quello. Però sì, quello sì, assolutamente. Ho beccato, eh? No, sì. Comunque è vero, tutti quanti abbiamo fatto, diciamo così, poi alla fine dei conti. Allora, volevo sapere così, facciamo sapere ai nostri ascoltatori, telespettatori mondiali in Eurovisione, cosa insegni tu presso la nostra accademia, che... Canto, ok, però che disciplina, se c'è qualcosa di speciale? Vai, fa morire. Allora, sì, insegno canto. Vedere, però. Facciamo insieme. Insegno canto moderno, okay. Cercando di inserire comunque la metodologia Estil, di cui ho raggiunto l'Estil Figure Prophecy. E sto continuando comunque a formarmi, una delle cose in cui sto continuando a formarmi è questa, cioè il metodo Estil, meglio noto come Voicecraft, è un metodo che va a isolare in maniera, perché no, più scientifica, tutti i meccanismi laringei o comunque i meccanismi fonatori, cioè i meccanismi con cui noi produciamo il suono, per averne un buon controllo meccanico, tecnico. Poi ovvio che il fatto di applicare solo questa metodologia non fa dell'allievo o di chi la applica un cantante, nel senso che da lì poi bisogna aggiungere la conoscenza musicale, l'ear training, i vocalizzi adeguati, correggere la postura, un buon impasto della respirazione, dell'apertura del suono o anche una conoscenza del repertorio, inteso sia come quello che è il mondo, il bagno di suoni in cui l'allievo è stato immerso fino all'arrivo nella lezione, ma anche poi nelle lezioni scoprire assieme all'allievo delle qualità vocali che magari in questo mondo di suoni, anche un po' subito forse, non si sono potuti emergere, sviluppare, e anche ovviamente l'interpretazione e la presenza scenica, perché sembrano sempre gli ultimi anelli della catena della didattica, ma poi quando si è sul palco sono i primi a saltare, o comunque quelli che possono metterci in difficoltà anche come rilassamento, come controllo vocale, quindi
poi magari la parte musicale ne perde un po' se non c'è un buon controllo di questo. Sì, delle volte, almeno nella nostra esperienza, abbiamo visto tanti cantanti, tanti gruppi, delle volte vale tanto, non è la regola, però vale tanto l'esperienza sul palco che puoi essere un buon cantante. No? Io avevo, diciamo, la mia esempio, avevo un cantante moltissimo tempo fa, che non è che era un cantante pazzesco, però aveva un modo di fare sulla scena che inchiodava la platea, anche se lui poi alla fine non era un cantante eccezionale. Cosa ne pensi? Certo. Beh, sì, la presenza scenica direi che è fondamentale. È molto fondamentale il fatto di essere dei buoni comunicatori, o meglio, comunicare la verità, inteso proprio sia come anche ricerca della propria qualità vocale. E in questo ci aiuta molto il fatto di fare anche una ricerca di suono nel nostro idioma nativo, no? Quindi nella maggior parte dei casi l'italiano. Tante volte se ho delle allieve sudamericane suggerisco loro di cantare anche in spagnolo perché comunque è la loro lingua madre, quindi se no, tutto il nostro complesso, sì, c'è il vocal tract, no? Il tratto vocale, tutto quello che noi usiamo per la parola è allenato per una certa lingua, sicuramente nella voce cantata ha una libertà di espressione e una verità di espressione maggiore nella lingua natia. Poi non è che si vuole demonizzare il canto in lingua inglese, cioè comunque è bello, lo si fa e va bene così. Sicuramente fare una ricerca anche del proprio suono nella lingua natia fa scoprire delle sonorità più ampie, più colorate, più belle. Certo, sicuramente. E sì. Senti, possiamo invitare i futuri allievi online a fare una prova gratuita, per così, per poi sperando che poi, vabbè, quelli che sono lontani, certo, non potranno venire, però sperando che poi di vederli dal vivo nella nostra piccola accademia. Io direi che invitarli, innanzitutto, vabbè, poi metteremo tutti i contatti del caso a fare una prova gratuita se vogliono ovviamente come dire, provare queste nuove tecniche che tu hai elencato e poi sperando che di continuare dal vivo. Ma certo, assolutamente sì, sono super disponibile e ben disposta a conoscere persone nuove e fare comunque lezioni di prova, quello certo. Ok, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona Grazie prosecuzione di tutto. Va avanti con le lezioni online e ci vediamo presto, a te. speriamo. Va bene, speriamo presto. Buon Dai. pane! Grazie. Ciao, ciao, ciao.